Siamo con la dottoressa Isabella De Michele, referente di Termoli dell'associazione AIL, che come ogni anno ormai da tante stagioni natalizie offre la stella di Natale appunto come simbolo della ricerca scientifica. Sì, vabbè. Salve a tutti. Allora, anche quest'anno siamo in piazza qui come in altre 84 piazze molisane per promuovere questa campagna delle stelle di Natale che comunque sostiene l'associazione contro le leucemie. Abbiamo distribuito le stelle nelle scuole, negli uffici. Quest'anno veramente abbiamo avuto un grande successo ancora prima di iniziare con la piazza. Siamo attivi al Cardarelli di Campobasso, a Isernia, presso l'ospedale di Termoli, il San Timoteo. Sono tutti e tre ospedali diretti dalla dottoressa Matilde Caruso. Questa associazione comunque tende a promuovere l'assistenza soprattutto ai pazienti molisani che purtroppo durante la malattia vivono purtroppo disagi e difficoltà che li aiutiamo a sostenere. Poi comunque cerchiamo di portare avanti anche altre iniziative sempre a sostegno della ricerca e altre iniziative che comunque aiutano anche soprattutto per l'assistenza ai bambini molisani che purtroppo devono andare fuori regione a causa della malattia. Quindi siamo qui sperando che la manifestazione vada a buon fine come ogni anno e che riusciamo ad aiutare a portare la speranza a tanti nostri pazienti. Sono quasi 4 anni dall'inizio della pandemia, siamo nelle soglie del 2024. Al di là di quella che è stata l'emergenza sanitaria, ci sono state tante persone che hanno dovuto interrompere le cure oncologiche. Qual è lo spaccato attuale? Attualmente ci troviamo comunque noi a Termoli purtroppo siamo soltanto un ambulatorio ematologico, abbiamo i reparti a Isernia, a Campobasso, quindi loro si occupano diciamo in prima persona delle situazioni più acute. La situazione purtroppo la malattia continua ad esserci. Noi speriamo che appunto con la manifestazione dell'AIL cerchiamo di sostenere la ricerca proprio per il futuro di tutti i pazienti e di tutti i bambini che avranno appunto bisogno di cure e di soprattutto innovative. Quindi dopo la pandemia purtroppo non abbiamo accusato il colpo perché la gente anzi ha aumentato la propria sensibilità e abbiamo tantissime persone appunto sensibili alla situazione, quindi non soltanto simpatizzanti, non soltanto persone che hanno vissuto sulla propria pelle la malattia e tantissime altre persone che ci sostengono proprio perché sanno che cosa significa e chi siamo da tanto tempo, perché anche se qui non ci sono, per esempio in tante altre regioni ci sono le case AIL che sono importantissime per i pazienti quando vanno fuori regione e si trovano appunto a dover affrontare diverse situazioni fuori casa, quindi avere anche il frigorifero con il cibo già pronto e tutto a disposizione è un grande aiuto. Quindi noi cercheremo di fare il possibile proprio perché possano migliorare tutte quell'assistenza che garantiamo ai pazienti, sia in Molise sia fuori regione.